Catanzaro nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio. Un cane è stato brutalmente torturato e ucciso. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha sporto denuncia contro ignoti presso la Procura, promettendo una ricompensa di 1.000 euro a chi contribuirà all'identificazione e alla condanna degli autori. Secondo l'associazione Cambiavento, tre individui avrebbero picchiato, castrato e amputato la coda al cane prima di darsi alla fuga. Intorno alle 2 del mattino, una residente del quartiere Signorello ha raccontato di essere stata svegliata dall'abbaiare incessante dei suoi cani. Alle 5 è uscita per controllare e ha visto i tre fuggitivi. L'AIDA ha offerto una ricompensa di 1.000 euro per chi, con denuncia scritta e testimonianze in tribunale, aiuterà a condannare i responsabili. Il cane chiamato Pati era ben voluto da tutto il quartiere. Cambiavento ha descritto l'evento come un atto di ferocia inaudita perpetrato da un gruppo di miserabili. L'associazione ha sottolineato l'importanza di un coordinamento tra operatori politici e società civile per prevenire tali situazioni di pericolo e limitare ogni forma di prepotenza. Propone inoltre l'istituzione di un garante per i diritti degli animali presso il comune, per proteggere gli animali e prevenire ulteriori atti di crudeltà.